Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Da circa 3 anni Serena Grandi convive con un incubo terribile. A causa del ritardo di una diagnosi, la showgirl e attrice 63enne ha perso un seno. È stata lei stessa a parlarne al settimanale Nuovo, raccontando che tutto è partito da un intervento di lipofilling. I medici non si sono accorti che aveva un carcinoma sotto il seno sinistro. Se l'avessero sottoposta ad una mammografia prima dell'intervento, sarebbe stato possibile individuare in maniera tempestiva il tumore. Dunque, la Grandi è vittima di mala sanità. Per ben 9 mesi è rimasta all'oscuro della sua malattia, che poteva avere conseguenze ben più drammatiche di quelle avute. Se mi avessero detto che c'era un problema, sarei corsa subito in ospedale. Avrei evitato l'intervento di chirurgia estetica al seno, o forse l'avrei fatto in un secondo momento. La mia lotta contro il cancro era ben più importante. Quindi, i dottori hanno completato l'intervento senza notare un tumore del diametro di 5 cm. La lotta contro il tumore, dunque, si è complicata per l'attrice ed è stata dura dal punto di vista fisico e psicologico. Ora l'ex concorrente del Grande Fratello dovrà sottoporsi ad un nuovo intervento riparatore del seno sinistro. Un'operazione complicata che in quanto tale preoccupa l'attrice, che può contare sul sostegno del figlio Edoardo Ercole e nel frattempo ha deciso di farsi valere dal punto di vista legale. Ha dato infatti mandato ai suoi legali di procedere contro i medici, che l'hanno operata senza controllarla con esami accurati che le avrebbero permesso di scoprire il tumore 11 mesi prima e di non procedere con l'asportazione totale della mammella. Ma Serena Grandi non si ferma. In autunno uscirà un libro sui suoi 40 anni di carriera, un'antologia di lettere scritte alle persone a lei più care. A breve tornerà sul set, perché la recitazione resta la sua passione più grande. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie! Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.